Come si fa? Ok, devo fare così e butto dentro. Ah, ok. Hola, sapete dove ci troviamo? Ci troviamo in un posto remoto dove l'inglese è un optional, è l'unica lingua che parlano è il Thai. In una situazione del genere dove non avete nessun modo di comunicare se non con la lingua locale che non conoscete, come fate? Vi faccio un esempio concreto. È quest'umile lavoratore, gli volete chiedere cosa sta facendo. Amen. In una situazione così complessa vi illustro quelle che sono le mie tecniche personali di comunicazione. Non si sa mai che vi trovate in un posto così e come fate? Volevo portarvi in quel posto lì, dietro al negozio di maglie, prendere una Coca-Cola. È chiuso. Mi tocca trovarne un'altra. A volte nella vita si incontrano delle persone che non abbiamo mai visto e però allo stesso tempo gli affidereste qualsiasi cosa. Per quale motivo? La sensazione. Con questo signore è stato esattamente così. Attratto come una calamita dai suoi prodotti fritti, intenzionato a volerne comprare un po', stava andando tutto bene. Finché è emerso un dubbio esistenziale. Ma ho portato i soldi. La cosa va bene non l'abbiamo trovata. Nemmeno i soldi. Cercavo di fargli capire che non avevo abbastanza soldi, volevo solo un pezzo. A volte quella sensazione di vibrazioni positive si può rivelare sbagliata, ma non era questo il caso. Pur di non darmi solo un pezzettino che volevo pagare, indovinate cosa ha fatto? No, free, no, no, no. No, free, no, no, no. No, no, no. Adesso voi vi trovate in una situazione del genere dove camminate per strada, vedete un baracchino che vende banane fritte, ve le regala, siete felici, siete straniti, però allo stesso tempo che potete fare? Cominciate ad andarvene. Ma cari miei, questo è un caso diverso. Pur di ripagarmi le banane, mi sono proposto, indovinate un po', di fargli da sous chef. Adesso sono parte integrante. Come si fa? Ok, devo fare così e butto dentro. A Napoli, okay, per i fritti, siamo i numeri uno. Quindi, volendo, gli potevo anche dire levati davanti, fai fare a professionisti. Non avevo nemmeno iniziato e già non volevo fare più un gatto. Ne facciamo solo uno perché... Il richiamo? Immediato. Ok. Allora, c'è questa pastella, le metto dentro. Mi sa che devo finirle tutte. Cazzo, mi ha messo proprio a lavorare. Ma non siamo una squadra, bellissimi. Finiti? Adesso stiamo aspettando che... Da qui usciranno solo capolavori. Time. Time. Ok. Qui parlano inglese, qualche parolina, addirittura time, non riescono a capirlo. Però, vedete, non è tanto una questione di lingue, ma proprio di come si comunica proprio a livello di linguaggio corporeo. Cioè, l'orologio, facile. Oh, c'è un nuovo cliente. Sono un po' attaccate. Ok, ha alzato anche la fiamma e mi ha dato i coriandoli da... per dare profumo. Sono passati all'incirca 5 minuti più o meno. Ha molto l'aspetto di una frittatina fatta a Napoli, anche se non è rotonda, però ci tocca solo che aspettare. Ora, ok, lavorare, però quantomeno volevo capire che cosa stessi mungendo, dorando e friggendo. Adesso non sapevo come dirgli che cosa fossero queste cose. Io lo dici in maniera indiretta, cioè dici banane e lui dice banane. Poi mi ha detto che questa è una patata, questa è un'altra roba e questa è un'altra roba ancora. Quindi sono quattro cose, una più diversa dell'altra. Ah, ok. Devo usare. Coordinazione di un bradipo non ci è voluto molto per imbrogliare mani e piedi. Allora, c'è un retino più stretto che questo, evidentemente per levare un po' tutte le schifezze. Giusto per darvi qualcosina in più, questa qui è fatta a mano ed è tipo quelle reti che usate per casa normalmente. Il gas è alimentato da questo tubo che in realtà si dovrebbe usare per l'acqua. Collegato alla... Una volta finito il mio compito, come se già le banane regalate non bastassero, indovinate un po', ho ricevuto anche il premio miglior dipendente del baracchino. Ciao Tai. Thank you so much. Thank you. Bye. Queste sono quelle che chiamo vere e proprie interazioni. Adesso ero uscito per prendermi una Coca-Cola, sono rientrato con banane fritte e bibita al cocco.
completamente inaspettato. Adesso mi ha regalato tutto. Assaggiamo. Banana fritta. Allora, il fritto è quello veramente che il fegato ve lo distrugge. Allo stesso tempo è croccantissimo fuori, morbido dentro e ha un gusto di banana esplosivo. Che belle queste persone. Sa di cocco, ora in maniera non invasiva, proprio latte di cocco. È una roba bestiale, vorrei berlo tutto, soltanto che ci ha messo il ghiaccio. E non sai mai il ghiaccio come lo fanno, magari lo fanno con l'acqua sporca. E vabbè, un sorsino così per assaggiare è innocuo, però se la bevo tutta potrei stare male. Non so se mi voglio fare questa giocata, però cazzo, vorrei proprio berla, perché fai? Cioè, che fai in questi casi? La butti? Rischi di stare male, però alla fine è un regalo. Mi hanno chiamato. Ah, sit down. Ehi. Hey. Ci sono un sacco di cani. Ehi. Hey. No, no, no. Che faccio? Quando le persone mi dicono ma non ti manca la tua città, ma non ti manca questo, non ti manca quello, ma che mi deve mancare? Guardate qua. Man, thank you so much. Poverino, questo povero ragazzo gli rompo le palle tutti i giorni perché è l'host dell'hotel dove dormo, cioè è proprio suo, di famiglia, ed è l'unico, ma dico l'unico, della zona che conosce l'inglese. E... I say that you are the top. È un po' timido, un po' così, ma è veramente eccezionale. E si è imparato l'inglese grazie alle serie TV, ma è l'unico, cioè l'unico della zona che parla inglese. Cioè, questo video è cominciato con l'unica persona che ho conosciuto qui. Questo video è cominciato con l'unico che veramente conosce l'inglese. Che fenomeno.